Hola, la Ilia, hola, Ule, vaffa, Ulo. Anche oggi spacchettamento di Paccozzo Zozzo. Questa volta inviato da Wendy, inviato nel negozio in cui lavora Dani, che vi ricordo è un negozio di ottica, che si chiama Ottica Moradei, vi metto qua l'indirizzo. Ottica Moradei, via San Lorenzo 59, Genova. E cap, ecco il cap, non lo so. Va bene. Dani, com'è il cap? Cap 16123. Crediamo. Allora, questo pacco è inviato da Wendy, che non so chi sia perché non mi ha scritto forse su Instagram, o se me l'ha scritto non mi ricordo che sia lei, non ho associato le due cose, ma ora vedremo, speriamo che ci sia una letterina o qualcosa così posso ringraziarla, se no a prescindere grazie Wendy. Vi ricordo appunto, se volete mandare dei paccozzi zozzi potete mandare a questo indirizzo, ma anche se avete bisogno di fare un paio d'occhiali o cose del genere, andate lì che c'è il pezzollo, dite che ci seguite e il pezzollo vi tratterà malissimo perché ve lo meritate. No, scherzo. E comunque, a proposito di Ottica Moradei, vi faccio vedere anche questo paio di occhiali che i soci Lo Cicero, ovvero Luca Lo Cicero e Daniele Lo Cicero, mi hanno dato. Guardate che belli che sono. Sono tipo dei Ray-Ban con tutti i glitterini qua e la lente è lilla. Ma ditemi se non sono bellerrimi, cioè sono proprio la sobrietà fatta a occhiali, quindi sono assolutamente i miei. E la stecca c'ha la F di Fregna, quindi sono assolutamente i miei. Ma vabbè. E cominciamo subito, apriamo sto paccozzo zozzo. Abbiamo carta. Carta. Grazie Wendy. Carta. Wendy, ma non ho capito. Ah, allora, abbiamo un paccozzo zozzo con un adesivino fatto a... Ma è quello per le unghie! È quello che si usa per fare la ricostruzione unghie ad ovo. Oh. Ma che è? No, vabbè. C'è questo bellissimo quadro che metteremo in ingresso con Steffi 1986 sopra e sotto Dani che mi guarda in piena sconvoltitude. Beh, direi assolutamente un quadro degno di essere esposto. Lo metteremo in ingresso per la gioia di Dani. Poi, seconda causa, ma non c'è una letterina, no? So solo che sei Wendy, vabbè. Secondo pacco, zozzo palino non cominciare, mamma. Infused collagene, che cos'è? And repair. Allora, pulisci e idrata le mani, rimuovi i guanti dalla confezione. Ah no, ti metti i guanti, li tieni 20 minuti, dovrebbero farti le mani di fata. Molto bene, bello, ci piace. E questo, maschere energizzanti occhi con estratto di melograno, centella asiatica e tè, combatti i segni di stanchezza. Mi stai dicendo che sono stanca? Sì, molto bene. Comunque, effettivamente, se funzica, a dopo. Ne proveremo uno io e uno al pezzollo. Ah, ce ne sono tre, vabbè. Comunque, ne proveremo uno io e uno al pezzollo per vedere se ci toglie le occhiaie. Ma a noi serve veramente Lourdes, ma vabbè. Poi, altro paccozzo zozzo. Che cosa abbiamo qua, insomma? La peppa. Abbiamo due lip gloss di H&M. La confezione è stupenda. Guardate quanto è holo. Vediamo un po' come sono. Allora, 60 minuti. L'ho capita. Allora, abbiamo lip gloss numero baboffio. No, pallino. Questo gatto. Veramente, sei una diva, sei una diva. Questo colore quasi trasparente, a pink metallic, quasi trasparente detto per gli amici, e questo che è Rosebud Spencer, che è veramente color, questo è color proprio ciolla, cioè ciolla, molto hollow. E poi abbiamo questi che sono Pink Out Loud Lip Gloss Kit. Che pronuncia meravigliosa. Sembrano un po' tre biglietti, come puoi vedere, pallino, ma non lo sono, anche se poi lo diventeranno, ma questa è una cosa che rimarrà internos. Allora, questo, che buon profumo, proprio di chimico. Questo rosino, carino. Poi questo rosino, anche questo è capocchiellina,
Io ho la mano da buttare via fino a fine video. E questo, che secondo me è quello più bello. Vediamo. Lo sapevo. Questo qua. Anche se in videocamera sembra più bello quello centrale, ma dal vivo è più bello quello a destra. Fidatevi, molto bene. La marca è sempre H&M. Quindi grazie, Cava. Poi, wow, degli anelli bellissimi. Anelli sempre di H&M. Molto fake, molto tipo sul goth, diciamo, quasi, quasi. Questo sì, questo è proprio gotico, bellissimo. Non ho più spazio nel polso. Bello, mamma mia, questo è stupendo. Ovviamente senza questi qua, perché il braccio dovrebbe essere libero per fare l'effetto. Però ci piace, molto bello. Panino, ma ti rendi conto che, cioè, ti rendi conto che non è il caso? No, non si rende minimamente conto che non sia il caso. Anzi, lui crede proprio che lo sia. Niente, deve sempre stare vicino a me. Mi affa questo gattino. Mi affa questo bambino. Tanto bello. Poi, andiamo avanti perché qua c'è una vasta serie di pacchetti sozzi. Poi abbiamo questo. Che carino! Ma è un tremolino? No, pensavo fossero di quelli che vibrano e ti sollazzano un po' il bucetto. Guardate che amore! È carinissimo, mamma, ti piace questo qua? Questo qua lo diamo a Pallino provvisoriamente e diventerà suo per sempre. Poi questo. Oh, ma hai svaligiato H&M? Wow, adoro! Allora abbiamo un highlight palette di questi tre colori e sono uguali, sembra di sì, sono uguali, ci piace. Poi, che cos'è questo? Ma che carino, ma sono io, è bellissimo, è un amore, c'è scritto qualcosa dentro, vediamo, magari c'è tipo scritto vattene a fanculo l'offina. No, si chiama Kink però. Poi, ma no, ma ti sei consumata tutti i castilli per la ricostruzione unghie. Però mi piace perché questo è stile, chiuderli con quello è proprio stile. Che amore, ma è un amore, ma che bello è, ma è stupendo, guarda che bello, mamma. Oh, è bellissimo. E anche di quelli pochi, molto bello. Grazie veramente, sono tutte cose assolutamente azzeccaterrime, quindi ti ringrazio tantissimo. C'è qualcosa? No. Bella, ma guarda, adoro, una sborraccetta bellissima, tutta rosa, con il tappino, guarda che carino, mamma mia, carino. Poi abbiamo... Ma troppa roba, ma tu sei pazza dalle gare. Dietro c'è un numero, 0432, non so cosa sia, vabbè, forse è il caso di non farlo vedere. Vabbè, allora abbiamo questi tre anelli, questo e questi, che fanno un rumore ASMR-issimo, sentite? Ah, mi sta, ma sembrano da morire. Ma non capisco che cosa sia questa figura qua sopra. Mi sembrerebbe quasi tipo un clitoride spiaccicato, non lo so, mi piace. Questa invece sembra più una vulvetta, quindi approved. Oddio, ma quanti sono? Kasai Inokashira, Ueno Tama Kasai Inokashira, probabilmente ho bestemmiato in qualche lingua che non conosco. Cos'è, un tapiro? Ma che carino! Molto carino. Non pensavo esistesse un peluche a tapiro, quel che l'è. Che cos'è? Ho un po' paura. Aspetta, c'è qualcosa di pesantissimo. Ma cosa sono, le ceneri di qualcuno? Ho paura. Pallino, mi sa che la mamma sta per essere trollata, mamma. Che figata! Ecco perché pesava così. Adoro la sfera di cristallo. Specchio. No, vabbè, adoro. È
bellissimo. È assolutamente bellissimo. Quando si dice, ma cosa c'ho? La sfera di cristallo? Ora ce l'ho. Non vedo l'ora di fare una foto con questa. È troppo bella. Grazie. Grazie assolutamente. Poi Wendy. Ci sono dei budini, ma non nel senso da magnà. Cioè, tipo tre piccoli Buddha. Uno non vede. Aspetta. Uno non vede. Uno non sente. E l'altro non sboccaciccia, cioè non parla. Bellissimi! Troppo fighi! Poi, qua che cosa c'è? Wow! Ma che... No, si è rotto! Mi dispiace! Mi dispiace, devo andare... Vabbè, ce lo riattacco. Comunque è molto figo, guardate che bello! È spettacularis, bello bello, me lo esporrò, ma tanto pallino me lo farà cadere dopo un minuto, ma quel minuto me lo godrò molto bene. Poi, questo. Ma che amore! Ma guardate che bello! Troppo bello. Pensate che volevo comprare un po' di peluche da mettere nel divano. Mi hai letto nel pensiero. Poi abbiamo... aiuto! Ci sono mille mille cose qua. Allora, abbiamo un Gliss Hair Repair con cheratina liquida, seta fluida gloss, mini maschera. Oh, figo! Della testa di minchia nera. Ottimo, lo proverò. Poi, bold eyeliner. Un eyeliner. Gli eyeliner vengono sempre bene. Un eyeliner. Come scrive? Minchia, scrive benissimo. Non puzza neanche, perché alcuni puzzano tipo di chimicazza. Quindi è proprio di che marca? Ah, H&M! È H&M! Poi sempre di H&M abbiamo due matite. Una... ah, per le sopra... Ma brow non è sopracciglia. E perché sono metallizzate argento e rame? No, no, non coglio. Non coglio. Ah, un altro di questi della testa di minchia nera. Un altro di questi della testa di minchia nera mi fa pensare che tu li abbia provati e funzionino molto bene. E, poi abbiamo altri due lip gloss. Auburn Brown. È un color merdolina. Bello però, un tipo tra borgogna e il merdolina. Mentre questo non è uguale. Ah sì, è uguale. A posto. Dobbiamo swatchare l'altro. Poi... Finalmente c'è una letterina, almeno so chi sei. Ciao Steffi, ti ho mandato un po' di minchiate. Non avevo un Kaiser da fare. Lei è stronzina, la merdina birichina. Che carina la stronzina birichina, ma bello anche aver stampato questa foto, grazie. Poi questo. Oh, che carina, è una calamita fatta a unicorn. Non si vede? Sì, qua si vede. Che carina! Oh, sta cazzo di luce. Ah, qua si vede. Poi qua non c'è altro. E qua c'è un sacchetto. Non so se contiene cose random. È un troll, secondo me. Non è che c'è della merda. Raghi, io vi denuncio se vi mettete della merda, ve lo dico, eh. Qua non c'è niente. Qua non c'è niente. Niente, niente e niente. Bene, questo è tutto. Ti ringrazio. Oddio, ma che mani mi sono diventate. Vi ringrazio. Ti ringrazio, scusa. Questo è tutto. Ti ringrazio per queste cose molto, molto faiche. E niente. Il quadro non so dove lo metterò, ma troveremo assolutamente una location per questo botto di bellissimo. E grazie, grazie ancora. Sei stata molto puccia. Sono tutte cose molto, molto faiche. Ciao, dalla fine. Ah, vediamo, vediamo, vediamo. Thank you.